La biblioteca per la nostra città non è solo un polo culturale, ma è anche un polo sociale. Io ci tengo molto a sottolineare questo aspetto. È un polo di aggregazione sociale perché è un'occasione, soprattutto ora in questo periodo di pandemia, di incontrarsi e di trovarsi per generazioni ed età di vari tipi. E quindi diciamo, è sicuramente un polo e deve essere un polo culturale trainante e quindi ecco, ultimamente soprattutto stiamo investendo anche su acquisti diciamo, abbastanza innovativi e per svecchiare il patrimonio librario diciamo, della biblioteca. Infatti la nostra è una biblioteca di pubblica lettura, di conseguenza l'obiettivo della biblioteca è offrire raccolte il più possibile aggiornate per gli utenti. Non siamo infatti una biblioteca di conservazione, come ad esempio sono le biblioteche nazionali che conservano infatti grossi patrimoni librari del passato, ma siamo una biblioteca che quindi deve fornire aggiornamenti. Pertanto stiamo acquistando molto sia per quanto riguarda la saggistica e ultimamente, proprio negli ultimi mesi, grazie anche a finanziamenti specifici dovuti al Fondo Emergenze Imprese, stiamo acquistando anche della letteratura e manualistica universitaria, scientifica, proprio perché con la pandemia, essendo anche più complicati gli spostamenti da una città all'altra, diciamo, diamo la possibilità agli studenti della nostra città di poter trovare una manualistica di base anche nella propria città. Sia stiamo facendo investimenti anche per quanto riguarda ovviamente la narrativa, la saggistica contemporanea e soprattutto ecco quello che ci tengo sempre a dire, abbiamo avuto un boom nella consultazione della biblioteca digitale. Infatti appunto noi abbiamo un progetto diciamo regionale di biblioteca digitale che si chiama Media Library Online, attraverso il quale è possibile avere in prestito sia gli ebook, quindi proprio poterli scaricare sul proprio dispositivo, e poi anche accedere ad un'edicola digitale. Quindi ecco, è un progetto che tra l'altro proprio in questo periodo ha avuto un boom di accessi, infatti siamo addirittura il secondo polo in Toscana dopo Firenze per il numero di accessi e di iscrizioni. Quindi questo è un servizio innovativo che sicuramente insomma, sta avendo veramente successo e per poterne fruire gratuitamente è sufficiente essere iscritti alla biblioteca. E poi ecco, stiamo ovviamente portando avanti invece quelle che sono i valori un po' tradizionali della biblioteca, che sono il nostro fondo locale e il nostro fondo antico. Il fondo antico che si trova, che è ubicato appunto nella parte della biblioteca che dà su Via Alberica, è un fondo che raccoglie molte pubblicazioni che vanno addirittura dal 500 ai primi anni del 900. Quindi abbiamo delle edizioni che sono proprio anche rare a livello nazionale. E il nostro scopo è quello di renderle il più possibile fruibili e conosciute. Quindi stiamo facendo un progetto di catalogazione in rete a livello nazionale, affinché appunto si possa vedere il patrimonio che abbiamo, perché è veramente un patrimonio per la nostra città. E l'altro invece è la valorizzazione del nostro fondo locale, perché infatti noi come biblioteca provinciale siamo sede di quello che è il deposito legale, quindi diciamo conserviamo tutte le edizioni che vengono pubblicate a livello locale. E non solo quelle che vengono pubblicate dagli editori locali, ma anche comunque le edizioni che riguardano il nostro territorio. E quindi abbiamo una discreta migliaia di volumi appunto relativi a questo fondo. Conosciamo tutti qual è il problema della lettura nel nostro paese, insomma, purtroppo i dati sulla lettura sono sempre abbastanza tristi, però ecco, diciamo, la fascia dei più piccoli è una fascia sul quale ancora riusciamo a lavorare abbastanza bene e riusciamo anche a organizzare varie iniziative, purtroppo non in questo periodo, però insomma, le abbiamo sempre organizzate con una certa continuità. Purtroppo c'è una fascia che è la fascia invece quelli che noi chiamiamo young adults, appunto, la fascia dai 14 ai 18 anni, che è la fascia forse più difficile. E per loro abbiamo cominciato a organizzare proprio uno scaffale specifico che si chiama proprio scaffale Young Adults e stiamo cercando il più possibile di promuovere questo tipo di letteratura appunto per ragazzi giovani. Abbiamo visto però che sempre legato al discorso della biblioteca digitale, ecco, sul canale digitale loro stanno consultando di più. Poi c'è una frequenza invece da parte dei ragazzi più grandi, dei ragazzi universitari,
che loro utilizzano la biblioteca più appunto per sale studio, sale consultazioni e anche, perché no, come luogo di incontro, soprattutto in questo periodo. Con la pandemia abbiamo dovuto dimezzare i posti che erano disponibili per le sale studio, sono stati proprio dimezzati, però per garantire la sicurezza è così, il servizio è su prenotazione, quindi loro si devono prenotare e cerchiamo ovviamente di far sì che ci sia più riciclo possibile, per cui non possono prenotare più di tot fasce alla settimana, però ecco, devo dire che purtroppo ora poi questo è un periodo di esami, per cui noi abbiamo già tutte le settimane prenotate, c'è molta richiesta da questo punto di vista, proprio anche perché, ripeto, è un modo anche per incontrarsi in questo momento, perché ci sono pochi momenti di incontrarsi fisicamente, ecco, in un luogo sicuro e comunque bello e piacevole come una biblioteca. Bisogna farla conoscere, fare conoscere quello che la biblioteca veramente ha e può dare. Quindi secondo me il più grosso scoglio per la città è questo, la scarsa conoscenza che c'è e che un po' forse stupisce, perché insomma ora che la biblioteca poi fisicamente è qui è anche da tanti anni. Però ecco, purtroppo abbiamo ancora questo gap, questa difficoltà di far conoscere che la biblioteca c'è, che dà determinati servizi, per esempio anche quello della biblioteca digitale, a volte vengono gli utenti e dicono ma davvero c'è questo servizio, si stupiscono addirittura che sia gratuito, eh sì è così ed è un buon servizio, è veramente un buon servizio, il prestito dei libri, tutti gli acquisti che stiamo facendo sono degli ottimi servizi, fruitene, ecco questo è quello il messaggio che vorremmo mandare, perché purtroppo non c'è la conoscenza.